Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, aiutami a vivere, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cristo Gesù, Cristo Gesù, venga il tuo regno, venga il tuo regno, oh mio Signore, Cristo Gesù. Dal Libro di Cielo, volume 12, 4 febbraio 1919. Continuando il mio solito, per circa 3 giorni mi sentivo sperduta in Dio. Molte volte il buon Gesù mi tirava dentro della sua santissima umanità ed io nuotavo nel mare immenso della divinità. Oh, quante cose si vedevano! Come si vedeva chiaro tutto ciò che operava la divinità nell'umanità. E spesso il mio Gesù interrompeva le mie sorprese e mi diceva: «Vedi, figlia mia, con che eccesso d'amore amai la creatura. La mia divinità fu gelosa di affidare alla creatura il compito della redenzione, facendomi soffrire la passione. La creatura era impotente a farmi morire tante volte, per quante creature erano uscite e dovevano uscire alla luce del creato, e per quanti peccati mortali avrebbero avuto la disgrazia di commettere. La divinità voleva vita per ciascuna vita di creatura. E vita per ciascuna morte che col peccato mortale si dava. Chi poteva essere così potente su di me a darmi tante morti, se non che la mia divinità? Chi avrebbe avuto la forza, l'amore,
la costanza di vedermi tante volte morire se non che la mia divinità? La creatura si sarebbe stancata e venuta meno, e non ti credere che questo lavorio della mia divinità incominciò tardi, ma non appena fu compiuto il mio concepimento, fin nel seno della mia mamma, che molte volte era giorno delle mie pene e restava martirizzata e ne sentiva la morte insieme con me. Sicché fin dal seno materno la mia divinità prese l'impegno di carnefice amoroso, ma perché amoroso più esigente ed inflessibile, tanto che neppure una spina fu risparmiata alla mia gemente umanità, né un chiodo. Ma non come le spine, i chiodi, i flagelli che soffrì nella passione che mi diedero le creature, che non si moltiplicavano, quanti me ne mettevano, tanti ne restavano. Invece quelli della mia divinità si moltiplicavano ad ogni offesa. Sicché tante spine per quanti pensieri cattivi, tanti chiodi per quante opere indegne, tanti colpi per quanti piaceri, tante pene per quanta diversità di offese, perciò erano mari di pene, spine, chiodi e colpi innumerevoli. Innanzi alla passione che mi diede la divinità, la passione che mi diedero le creature, l'ultimo dei miei giorni, non fu altro che ombra, immagine di ciò che mi fece soffrire la mia divinità nel corso della mia vita. Perciò amo tanto le anime, sono vite che mi costano, sono pene inconcepibili a mente creata. Perciò entra dentro della mia divinità e vedi e tocca con mano ciò che soffrii. Io non so come mi trovavo dentro dell'immensità divina ed erigeva trono di giustizia per ogni creatura, a cui il dolce Gesù doveva rispondere per ogni atto di creatura, subirne le pene, la morte, pagare il fio di tutto. E Gesù, come dolce agnellino, restava ucciso dalle mani divine per risorgere e subire altre morti. Oh Dio, che pene strazianti! Morire per risorgere e risorgere per sottoporsi a morte più straziante. Io mi sentivo morire nel vedere ucciso il mio dolce Gesù tante volte. Avrei voluto risparmiare una sola morte a colui che tanto mi ama. Oh, come comprendevo bene che solo la divinità poteva far soffrire tanto il mio dolce Gesù e poteva darsi il vanto di aver amato gli uomini fino alla follia e all'eccesso, con pene inaudite e con amore infinito. Perciò nell'angelo, nell'uomo, teneva in mano questo potere di poter amarci con tanto eroismo di sacrificio come un Dio. Ma chi può dire tutto? La mia povera mente nuotava in quel mare immenso di luce, di amore, di pene, e restavo come affogata senza saperne uscire. E se il mio amabile Gesù non mi tirava nel piccolo mare della sua santissima umanità, in cui la mente non restava così inabissata senza poter vedere nessun confine, io non avrei potuto dire un H. Onde dopo ciò il mio dolce Gesù ha soggiunto: figlia diletta, parto della mia vita, vieni nella mia volontà. Vieni a vedere quanto c'è da sostituire a tanti atti miei sospesi, ancora non sostituiti da parte delle creature. La mia volontà deve essere in te come la prima ruota dell'orologio. Se essa cammina, tutte le altre ruote camminano e l'orologio segna le ore, i minuti. Sicché tutto raccordo sta nel moto della prima ruota, e se la prima ruota non ha moto, resta fermato. Così la prima ruota in te deve essere la mia volontà, che deve dare il moto ai tuoi pensieri, al tuo cuore, ai tuoi desideri, a tutto. E siccome la mia volontà è ruota di centro del mio essere, della creazione e di tutto, il tuo moto, uscendo da questo centro, verrà a sostituire a tanti atti delle creature, che moltiplicandosi nei moti di tutti come moto di centro verrà a deporre il mio trono da parte delle creature agli atti loro, sostituendosi a tutto. Perciò sii attenta, la tua missione è grande, è tutta divina. Bene, questo brano si pone in perfetta continuità da un lato
con quanto abbiamo meditato ieri. Ieri abbiamo visto e Gesù ci ha rivelato, ecco, nel discorso sulle varie rivelazioni ogni 2000 anni del mondo, come le rivelazioni sulla divina volontà hanno come caratteristica quella di mostrare come la divinità operò nell'umanità di Gesù e quindi di insegnare anche a noi come operare in modo divino, quindi muovendoci, imparandoci a muovere nell'ambito della divina volontà. Qui Gesù non fa altro che mostrare un'applicazione di questo principio che lui ha vissuto per primo, ovviamente insieme alla Madonna, in riferimento alle sue sofferenze, alle sue pene. Ora, ad essere proprio sincerissimi, il Signore aveva già lasciato una spia di quanto rivela qui, perché ormai il mese di maggio volge al termine, stiamo alle soglie del mese di giugno che la Chiesa dedica al Sacro Cuore. Chi conosce le rivelazioni del Sacro Cuore sa che quando Gesù mostrò a Santa Margherita il suo Sacratissimo Cuore con tutto ciò che lo caratterizza, quindi il fuoco che lo circondava, le spine, la ferita e la croce piantata su di essa, quando Gesù diede la spiegazione dei simboli, disse che la croce fu piantata su quel cuore fin dal primo istante del concepimento. Quindi diede già una spiegazione, però diciamo così, adesso non vorrei trasformare una meditazione in una spiegazione troppo teologica, però per semplificarla al massimo possibile, questa frase era intesa, certo, perché ha cominciato a soffrire? Perché essendo Dio, fin da quando è concepito, lui ha giorno, presente, passato e futuro, quindi vede tutte le pene che dovrà soffrire nella passione e certamente vedendole ne comincia a soffrire. Vede tutti i peccati del genere umano, presenti, passati e futuri. Tutto questo è una vista straziante, insomma, per il Figlio di Dio, perché ne vede tutto quanto il male, eccetera, eccetera, no? E poi si diceva il sacrificio del Figlio di Dio fatto uomo, perché in riferimento alla sua passione sensibile, questo si trova già in Sant'Anselmo, il peccato offende Dio infinitamente, Dio che è un essere infinito e quindi deve essere necessariamente riparato in maniera infinita da chi abbia appunto dignità infinita e proprio natura infinita come quella del Figlio di Dio fatto uomo. E siccome ogni peccato esige una riparazione di giustizia, ecco, la montagna di pene sofferte da Gesù nella sua dolorosa passione, cominciata col Getsemani, dove si è concentrato in quella giornata, insomma, tutta la violenza possibile e immaginabile, il peccato del mondo, quindi offerti con amore dal Figlio di Dio, hanno causato la redenzione dell'umanità. Questo è quello che, in due parole, ecco, la Chiesa ha sempre creduto, insegnato, e che è ovviamente verissimo e sacrosanto. Qui però Gesù, come si vede sempre in queste cose, dilata un pochettino l'ambito di comprensione. Che significa che la croce è stata piantata nel cuore di Gesù fin dall'istante del suo concepimento. Non solo che egli aveva sempre presenti le pene della sua passione corporale futura e tutti i peccati di tutto il genere umano presente, passato e futuro, ma la divinità, e questo è un mistero, è il mistero che rivela, fin dal primo istante della creazione dell'umanità santissima di Gesù nel seno della Vergine Maria, l'umanità di Gesù, teniamo presente che è un'umanità evidentemente creata, quindi ha cominciato a far soffrire alla sua umanità, perché la divinità di per sé è impassibile, pene su pene su pene su pene immense, moltiplicate, molto più grandi proprio perché di origine divina, motivate da cosa? Dal fatto che, Gesù spiega, ogni uomo, ogni pensiero, ogni parola, ogni peccato, e questo immaginiamo, insomma, no? Quanti saranno i membri della razza umana, dal primo uomo fino all'ultimo che ci saranno? Adesso ce ne stanno 7 miliardi circa,
se non sono mal informato. Immaginiamo una vita che dura, non lo so, un certo numero di anni, quanti atti peccaminosi ci stanno in quella vita, moltiplichiamola per 7 miliardi. 7 miliardi sono quelli che ci stanno adesso, nel 2018. Ma 100 anni fa non c'era nessuno di quelli che ci stanno adesso. E tra 100 anni non ci sarà nessuno di quelli che ci stanno adesso. Quindi, cioè, i ricambi, cioè, quanti saranno? Boh. Cioè, noi facciamo subito un esempio, no? Se anche Gesù volesse riparare, non lo so, gli atti veramente di ogni essere umano, focalizziamo, no? Lui ha vissuto per 33 anni. 33 anni è un tempo limitato, d'accordo? Per cui, se deve rifare tutti gli atti della vita di un uomo, ecco, supponiamo, noi dovesse rifare come, semplicemente come uomo, con la sua vita di 33 anni, non è che ne rifarebbe un granché. Spero di essere chiaro in questa meditazione, come chiare i miei occhi, no? Allora ci voleva un intervento divino. Un intervento divino terrificante, cioè che moltiplicasse sofferenze e pene a dismisura, perché appunto la divinità è infinita, ma questa moltiplicazione a dismisura Gesù la sentiva in continuazione nella sua umanità, però. Questa espressione di Luisa, io mi sentivo morire nel vedere ucciso il mio Gesù, dolce tante volte, che pene strazianti morire per risorgere e risorgere per sottoporsi a morte più straziante. Dice, io vedevo Gesù come un dolce agnellino, ucciso dalle mani divine, perché doveva rispondere per ogni atto di creatura, subirne le pene, la morte, pagarne il fio di tutto. Le esigenze della divina giustizia, che a noi non piace tanto considerare, perché non sono considerazioni piacevoli e gradevoli, anche perché poi chiamano in causa la nostra libertà e quindi anche il nostro dovere. Evidentemente noi non avremmo potuto certamente autoredimerci, assolutamente, se si capisce quello che ha detto oggi Gesù, è evidentissimo. Ecco, questo aggiunge, come dire, un ulteriore argomento alle classiche dispute medievali, dissertazioni meglio medievali, sulla necessità dell'incarnazione del Figlio di Dio, che appunto culminarono nel Cur Deus Homo di Sant'Anselmo d'Aosta, che rimane un classico, un cult proprio della cristologia e della soteriologia, no? Qui lo spiega benissimo, lo spiega. E se ci pensiamo, è tutto, certamente soprannaturalmente parlando, perfettamente coerente, logico. Ma questo fa anche comprendere però quanto Gesù ci ha amato. E c'è qualche altro passaggio, no? Dice, se anche, cioè, lui dice, se anche una creatura mi avesse preso, no? Cioè, se anche quello che ha vissuto durante il Venerdì Santo l'avesse vissuto tutti i giorni della sua vita, sarebbero state comunque pene, come dire, limitate, cioè ogni schiaffo che gli dà una creatura, proprio detto in parole poche, è uno schiaffo. Ma quando una pena è di origine divina, come Gesù spiega tante volte, la divina volontà ha la capacità di moltiplicare indefinitamente atti e operazioni. Quindi è per questo che le sofferenze di Gesù sotto questo punto di vista, veramente, non soltanto per la dignità, certamente si sono svolti in un arco di tempo nella sua natura umana circoscritto dai 33 anni di vita, ma capiamo, no, cosa significa in ogni istante, come Gesù spiega oggi, ricevere spine per pensieri cattivi, e chiodi per opere indegne, colpi per piaceri, pene per le offese. Quindi mari di pene, di spine, di chiodi, di colpi, eccetera, eccetera, no? Quando spiega che le spine, i chiodi, i flagelli che soffrì nella passione, che mi diedero le creature, non si moltiplicavano, cioè quanti me ne mettevano, tanti ne restavano. Invece quelli della mia divinità si moltiplicavano ad ogni offesa.
Cioè, uno che medita queste cose, che cosa deve pensare di nostro? Cioè, come fa a dire una bestemmia? Cioè, già la causa di tante sofferenze, dicono, di tante sofferenze, di tante sciocchezze e di tante stupidità degli esseri umani dipendono, in questo ci abbiamo fiumi di inchiostro dei maestri di spirito, dalla ben scarsa meditazione della passione visibile di Gesù, che è già tanta roba, evidentemente. Magari tutti quanti la considerassero e ci pensassero, dicendo: questo Gesù l'ha fatto per me. E quindi, sentendosi davvero trafiggere il cuore, facendosi davvero qualche bella e salutare e intenso piantarello di dolore per quello che Gesù ha dovuto passare per noi. Ma quegli orizzonti diventano veramente impressionanti, diventano illimitati. È bello come Gesù dice che la divinità era gelosa, come dire, di far soffrire l'umanità di Gesù. Lei dice: no, io questo non lo delego alle creature, no, questo lo faccio io, ci penso io. E questo perché la creatura era impotente a farmi morire tante volte, per quante creature erano uscite, dovevano uscire alla luce del creato, e per quanti peccati mortali avrebbero avuto la disgrazia di commettere. Cioè, capiamo, no? Non lo capiamo, anche Luisa non lo si può capire perfettamente, no? Qui Gesù cerca di darci un'idea, ma nessuno di noi, neanche Luisa, ha avuto un'idea adeguata. Lei stessa dice: ogni tanto Gesù mi ripiombava, diciamo così, mi rimetteva nella sua umanità, da questo abisso dove non si vedeva il fondo, di amore e di pene, perché se non avessi, diciamo, un attimo ricollocato, diciamo così, no? Nel piccolo mare della sua santissima umanità, tutta quanta questa roba, e fossi rimasto nell'orizzonte e nell'abisso sconfinato della divinità, io non avrei potuto dire neanche un H di queste cose qui, perché appunto sono cose completamente divine. La nostra loquela e anche capacità umana non può esprimere adeguatamente queste cose. Ecco perché anche negli scritti della Divina Volontà, nella vita della Divina Volontà, c'è sempre qualche cosa che va oltre, che ci sfugge, che noi vediamo, che lo intuiamo, lo percepiamo, lo appena afferriamo, ma comprendiamo che ci va assolutamente, che va assolutamente oltre, che ci trascende. Ecco perché qui stiamo a contatto diretto col divino, e il divino è divino. Santo Agostino diceva: si comprehendis non est Deus, se tu lo comprendessi perfettamente non sarebbe divino, non sarebbe Dio, perché noi possiamo comprendere proprio nel senso stretto del termine, no? Quindi prendere con, quindi afferrare, quindi dominare, cioè questa cosa qui ormai ho capito benissimo, quindi è mio patrimonio, ma appartiene solo delle cose che sono alla nostra portata, cioè appunto le cose umane, ma le cose divine no. E questo vale non soltanto per, magari vale soltanto per questi splendidi scritti, questo vale più in generale per tutte quante le cose, tutti quanti i misteri rivelati, tutte quante le verità di fede, no? Noi afferriamo, ecco, e intuiamo e comprendiamo qualcosa di essi, ma non ne abbiamo mai il perfetto dominio. Quindi attenzione, anche perché ci rendiamo conto, insomma, del prezzo. Gesù sta dicendo oggi, e ci avviamo verso la conclusione, perché questa è una meditazione poi più da contemplare e da rimettersi veramente davanti agli occhi l'immagine di Gesù che soffre in questo modo indicibile. E però quello che Gesù ci dice è che per ogni atto, per ogni peccato mortale fatto da qualunque creatura, lui ha dovuto fare un atto di riparazione contraria in forza della divina giustizia, e questo atto di riparazione comprendeva sempre una pena e una morte.
che la divinità fece vivere alla sua santissima umanità ininterrottamente da quando fu concepito fino all'ultimo istante della sua vita. E l'ultimo giorno della sua vita terrena, in relazione a tutto questo, ha fatto, mi verrebbe da dire, ha fatto ridere, ma non mi sembra, insomma, un'espressione adeguata, ma è nulla in confronto a tutto il resto. Questo sicuramente si può e si deve dire, nulla in confronto a tutto il resto. Quindi in questo senso diventa anche più chiara, no? Per esempio la prima ora la prima delle tre ore di passione nel Getsemani, che si trovano nelle ore della passione, no? Il famoso passo che Gesù, che lei, che lui sapeva, dice: ma che succede? Cioè, tu ancora non ci stai in croce, ancora non ti flagellano, ancora non ti incorona di spine, eppure io vedo i flagelli, le spine, flagelli di fuoco, spine di fuoco, chiodi di fuoco. Ecco, in quel momento, diciamo così, quello che era ordinaria amministrazione per Gesù, da quello che ci spiega oggi, ha subito una profondissima, intensissima concentrazione, ecco, intensificazione, diffusione, violenza, insomma, ma non era qualcosa di nuovo. Dinanzi a questo, insomma, quando Gesù dice: pene inconcepibili a mente creata, perciò amo tanto le anime, sono vite che mi costano, sono pene inconcepibili a mente creata. Come rimaniamo dinanzi a queste cose qui? Io sinceramente mi andrei a sotterrare, non lo so, l'ultimo posto, perché mi dispiace, cioè, che per me ha dovuto fare tutte queste cose nostro Signore. Mi dispiace proprio, tanto. E oltre che dispiacersi tanto, ecco, possiamo fare certamente due cose. Allora, per quanto riguarda almeno il resto della vita che ci sta da compiere, ecco, non andare a essere la causa attiva di altre morti per l'umanità di Gesù, quindi non andando a fare guai né ulteriori peccati mortali, e invece piuttosto, come Luisa per prima ha cominciato a fare, andare a prendere tutti questi atti sospesi, non sostituiti da parte delle creature. Capiamo anche il senso di tante preghiere, no? Che noi molte volte, certamente la preghiera la impariamo a memoria, ma non percepiamo bene. Pensiamo alla coroncina della Divina Misericordia, no? La frase che si dice sui grani maggiori: io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo figlio Signore nostro Gesù Cristo, no? In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Vedete che anche nella preghiera Gesù comincia a farci fare qualche cosa di simile. Ah, se Gesù non avesse fatto tutte queste cose qui in paradiso non ci andava nessuno, non ci andava nessuno. Ricordiamo anche la scena drammatica, insomma, delle ore della passione, quando davanti a Pilato, no? Che Pilato si lava le mani, dice: che facciamo? E tutti dicono: crocifiggilo, sia crocifisso. E Gesù, lì si nota, no? Si sente la voce del Padre che dice: figlio, ti voglio morto e morto crocifisso. Uno gli prende un colpo quando sente quella cosa. La Madonna che dice: ti voglio morto crocifisso. Tutti gli angeli, tutti quanti i santi, è arrivata a lui e dice: mi tocca dirlo pure a me. Poi fammi morire con te, ma mi tocca dirlo pure a me, perché non c'è altra possibilità. Cioè, se questo non fosse successo, noi oggi non stavamo ad ascoltare questa meditazione, né io a balbettarla, assolutamente. Saremmo stati altrove. E un domani, quando questa meditazione diventerà un lontano ricordo, ecco, della sosta sul pianeta Terra, speriamo in bene, ma noi quel domani non l'avremmo mai vissuto. Se Gesù non avesse fatto questa follia
E questa è proprio una follia assoluta, questa qui. Il Signore ci conceda la grazia di renderci conto del molto che abbiamo ricevuto, ecco, di fare il possibile per quanto possiamo, almeno per ricambiarlo con un pochino di amore e gratitudine. Rimaniamo con te, o Santa Vergine Maria, in questo silenzio adorante, grato e meditabondo, potremmo chiamarlo così, dinanzi a quello che abbiamo ascoltato. Ci permettiamo di chiedere a te, ecco, di rendere a Gesù un ringraziamento, ecco, una lode, un'adorazione, un qualcosa che solo tu sai, insomma, fare, insomma, dinanzi a tutte queste cose, perché non ci sono lingue che potrebbero esprimere la lode e la gratitudine dovuta a Gesù. Ottienici la grazia, ecco, di far fruttificare, perché Gesù rifarebbe tutto quanto dall'inizio alla fine, ecco, se sapesse che servirebbe a salvare una sola anima in più. Ecco. E fa che almeno per noi, come si dice in quel bell'inno nel Dies Irae, un lavoro così grande, di cui oggi abbiamo sondato, ecco, la grandezza infinita, non sia vano e inutile. Almeno questo. E possibilmente che anche noi possiamo prendere tutti questi atti sospesi, portarli alle creature, farli nostri, ricambiarli in amore e dare così gioia immensa a colui che tanto ci ha amato e tanto ha sofferto per noi. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fiat Ave Maria.